Ed ora io devo ospitare. Stasera è proprio una serata dedicata alle istituzioni, insomma, grandi personaggi. È venuto a trovarci il re del foro e quindi vogliamo accogliere con un grandissimo applauso il prestigiosissimo ed importantissimo avvocato Carlo Sguazzo. Buonasera. 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 Io sono l'avvocato Carlo Sguazzo ed è risa appunto che divento pazzo se qualcuno mi rompe. Avvocato, siamo in televisione, si contegni. Il passo, stavo per dire il passo, è dato motivo. Allora, dunque, avvocato, prego, esponga la sua tesi. Lei dunque, oggi è? Io sono qui per difendere l'immagine di un grande leader, lesa purtroppo da tutta la stampa mondiale. Invece vi assicuro che è un benefattore, vostro onore, e ve lo giuro su Salvatore. E chi è Salvatore? E cosa giudicate, vostro onore? Io sono qui per difendere Vladimir Putin. Eh? Vladimir Putin. Avvocato, ma voglio dire, il suo assistito è indifendibile. Parliamo di un assassino che semina morte e terrore. È un benefattore, vostro onore, e ve lo giuro su Salvatore. Ancora, chi è Salvatore? E cosa giudicate? Sono decenni che la scienza va dicendo, terrorizzandoci, che il pianeta ben presto sparirà e s'annienterà. Terremoti, tsunami, scioglimento dei ghiacciai. Che brutta morte, mamma mia. Il mio assistito vuole evitare questo strazio. Ecco, e come? Che bomba! Ah, vostro onore, con le bombe, e vi ripeto, dopo una sola bomba, l'intera umanità esclamerà: già fatto, morti e disintegrati, meno male, va! È indifendibile tutto quello che dice, anche perché prima o poi farà sparire anche lei, caro avvocato, e non sarebbe una cosa poi del tutto sbagliata. I miei assistiti, vostro onore, non solo è un benefattore, è uno che investe nella ricerca, a differenza dell'Italia che non spende un euro. Il mio assistito investe nella ricerca nucleare. Si sa, una bomba al giorno toglie i disoccupati di torno. Per cui è un benefattore, vostro onore, e vuole il giuro su Salvatore. Ancora? Chi è Salvatore? E cosa giudicate? Inoppugnabile. E vi ripeto, io sono l'avvocato Sguazzo ed è risaputo che divento pazzo se qualcuno mi rompe. Avvocato, siamo in TV. Il passo, stavo per dire il passo. E datemi tempo, vostro onore, il passo, il passo. Lino Barbieri, vieni qui con l'avvocato Carlo Sguazzo. Ma sai quanto... Il passo, stavo per dire il passo. Quindi vedete di non rompere troppi passi. E datemi tempo. Alfio Lombardi, hai deciso anche tu di rompere il passo? Sì, sì, mi devo... Dove stavi, avvocato? Dove stavi? Mi allora, hai sorpreso proprio. Quando è entrato in studio, vestito così, ho detto ad Alfio, ma chi è entrato? Non ti ho riconosciuto. Bravissimo. Bravo. Sei geniale, perché grazie. Lino è un grande artista. Perché canta. No, 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 che c'entra? Sì, amica tua, ti voglio bene, però va anche sottolineato che tu sai fare tutto: canti, balli, fai le imitazioni. Cambio le suole delle scarpe. No, cucini anche bene, tra l'altro. Io ho avuto modo di vederlo, Alfio, a teatro e devo dire 3 ore con dei monologhi, praticamente un one man show. È bravissimo, bravissimo, grazie, davvero. Poi scrivi anche molto bene, scrivi tu i testi. Sono destro, scrivo con la mano dritta, quindi. Dai, tra le tante imitazioni che mi sono piaciute tantissimo in questo periodo, Bassetti, cioè lui fa l'imitazione di Bassetti, è uguale. Guardi, guardi, devo dire, è stata una giornataccia, mi creda. Don Biden sta pressando la Meloni perché vuole ottenere un piccolo filamento del mio DNA. Vuole clonare l'unico maschio latino rimasto, cioè io. Pensa a te.
Senti, quanto ci siamo divertiti quando hai riscritto un po' i testi e quindi di Saviano, di Roberto Saviano. Con Saviano era straordinario, Saviano. Saviano basta solo uno sguardo, si diventa Saviano, guarda, vero no? Sì. È vero, uguale. Scusate il ritardo, ma mentre venivo ho bucato la ruota in macchina, non c'era la gomma di scorta. Ho rimproverato anche le mie guardie. Non è possibile. Con 6 tipi di scorta non te rimarrà rota. In scorta.